Siamo con Andrea Ambrogiani, presidente della Lega della Mezza. Oggi Andrea festeggiate i 30 anni di Fantacalcio. Sì, abbiamo capito sì. Bene? Siamo partiti nel 1993 a gennaio, il solito gruppo di amici che ci vedevamo tutti i giorni alla Mezza, e quindi da lì il nome Lega della Mezza. Abbiamo visto sulla gazzetta che raccontavano di un libro che spiegava un po' questo gioco. Siamo partiti a metà campionato. Sono andato a prenderlo a Cattolica, l'ho comprato, abbiamo letto il regolamento e siamo partiti. Siamo arrivati a 29 anni, abbiamo finito il 29esimo, adesso ad agosto andiamo per il 30esimo, siamo rimasti più o meno quasi tutti sempre quelli. No, il calcio moderno, io sono un amante degli anni che furono, e facciamo tutto a mano, cioè faccio tutto a mano da 29 anni, e ogni quaderno è a casa mia in una libreria con 29 quaderni. Quindi praticamente tu lunedì non lavori? No, mi alzo presto la mattina, poi se la partita è in bilico mi alzo presto, proprio vado alle 6:30, aspetto che arrivi i giornali, perché l'adrenalina di sfogliare il giornale è al massimo. Alessandro Gresta è il campione in carica di quest'anno, lo vediamo con la sua coppa e chiaramente la metterai proprio in bella mostra a casa tua, in fondo al letto. Perfetto, no, questo qui per me è una gioia immensa, anche perché io non è da tanto che partecipo a questo fantacalcio, questo è un fantacalcio glorioso della città, e quindi per me è stato già un onore partecipare. Alla fine poi, dopo 3 anni, sono riuscito anche a vincere lo scudetto, per me è un onore, quindi la coppa già c'è, il posto in sala, in onore, la moglie non è d'accordo, però il posto è lì, è già trovato, tutto a posto. Per me, ripeto, è un onore partecipare, vedi qui, non so se hai già fatto notare, ci sono tutti i nomi degli altri vincenti, quindi già essere scritto qua in questa targhetta è veramente un'emozione.